Grazie. È uno scambio con Rosy Bindi, siccome io non appartengo a nulla di istituzionale, ma a una comunità di ricerca. Ecco, però questo non significa molto per me e per molti altri, il fatto che io non appartenga a nessun organismo istituzionale. E anzi, diciamo che mi fa sentire un senso di responsabilità anche maggiore, se vogliamo, perché porto con me qui stasera nella vita, ovunque vado, negli incontri che faccio io e altre come me, la voce di molte donne e direi sempre più uomini, come dimostra anche la presenza di uomini qui, che pensano che c'è la possibilità di cambiare la civiltà ora. Vorrei sottolineare questa cosa, cioè che noi pensiamo in molti ormai che non c'è molto tempo da perdere, che è ora che è venuto il momento e ci sono le condizioni per quello che si può considerare un cambio di civiltà, una vera e propria mutazione antropologica, per dirla con una brutta parola, che però indica una strada significativa. Ed è adesso che i tempi si sono aperti veramente per questa possibilità. E la sensibilità di molti e di molte lo continuo a dire da molte parti, non solo d'Italia, ma del mondo. Diciamo le parole che hanno toccato i cuori e le menti di molti americani pronunciate da Obama intercettano quest'idea che è venuto il momento, che i tempi che da una parte sembrano rovinosi, e lo sono, nel senso che effettivamente il mondo si sta coprendo di rovine, non solamente concrete, di case, di edifici resi rovine dalla guerra, ma anche rovine di idee, rovine di convivenze, rovine di civiltà, per l'appunto, compresa la nostra. Anzi, probabilmente la nostra è per prima, che è una delle civiltà più rovinate e più rovinose in questo momento storico. Eppure, proprio in questi tempi, chi ha speranza sa che quando le rovine sono, diciamo, si stanno trasformando in macerie, bisogna lavorare perché i tempi ripartano. E i tempi devono ripartire, possono ripartire, c'è la possibilità che ripartano se c'è un cambio di civiltà. Se cioè c'è veramente un lavoro delle menti e dei cuori che cambia orizzonte, che cambia disposizione, che cambia modo di stare al mondo. E qui diciamo che il senso di responsabilità di una come me è chiuso in questo, perché io ho lavorato e lavoro da molto tempo con donne e uomini. Che più donne che uomini, va detto, ma questa è la sua importanza e va valorizzato come tale, che pazientemente, devo dire, ci siamo messi insieme, abbiamo lavorato perché altre strade si rendano evidenti, cioè altre pratiche politiche, altre situazioni, altre contingenze, perché una nuova politica degna di questo nome sia resa possibile. E lo dico subito, per arrivare subito al sodo, che una nuova politica, quella che si sta delineando appunto in questo cambiamento, in questi tempi di cambiamento possibile, è una politica che non ha mai identificato la politica con il potere e non ha mai indicato come o apolitico o prepolitico o impolitico quello che non tutto quello che esiste veramente tra le persone, tra gli esseri umani che lavorano nel mondo. Non ha mai identificato il lavoro che non è identificato col potere, non ha mai considerato impolitico,
diciamo che noi abbiamo lavorato per molto tempo per tenere vivo il senso che quella è la politica. Può più pensare che per alimentare la voracità di chi si identifica, come dicevo prima, totalmente con la gestione del potere, bisogna buttargli continuamente in pasto vite umane, pezzi di società, beni comuni, eccetera. Ecco, due scelte ci sono da fare subito, e direi che queste due scelte, come dire, non sono venute a caso nella chiarezza, sono anche legate, devo dire, alla presenza di Rosy Bindi, che in una intervista a Repubblica, che io avevo letto con molto interesse, perché ce l'ho anche scritto per quelli che leggono la Dogana, in un'intervista a Repubblica al tempo delle primarie, aveva trovato le parole che erano state evidentemente riportate con correttezza, per quanto ne so, dal giornalista che aveva intervistata, aveva trovato la maniera, come dire, di riaccendere qualche speranza in molte persone che adesso hanno chiaro che le due scelte da fare sono amore per il mondo, cioè ricominciare ad avere l'amore per il mondo, cioè diciamo togliere lo sguardo, cambiare lo sguardo, smettere di guardare dentro le finestre degli edifici chiusi del potere, guardare in giro e ricominciare ad amare il mondo, e scegliere l'indipendenza della mente e del cuore dal fascino del potere di qualsiasi natura sia, pure sapendo che il potere va gestito. Il potere di qualsiasi natura esiste, è una probabile invenzione umana che dura nei millenni, non sappiamo, diciamo, se è stata ispirata o no, sembra più no che sì, ma insomma abbiamo a che fare. Però è possibile mantenere la mente e il cuore, o diciamo provare, per chi, come dire, non ci ha provato, ma non per cattiva volontà, ma perché ha creduto veramente che il potere sia la politica, che il potere esaurisca, riduca, racchiuda in sé tutte le risorse della politica. Inoltre, oltre alla voce che porto con me di quelle donne e uomini che hanno fatto questa strada e sono arrivate fin qua, porto la voce anche e la presenza viva, sono qua, diciamo, quelle donne che hanno volutamente, come diceva Anna Lazzarini prima, disertato, per usare questa parola di questa serie di incontri, diciamo che sono quelle che sono tenute lontane da questo potere, quello che conosciamo qui in Occidente.